uno dei problemi più grossi che in queste settimane si trova ad affrontare il Kurdistan iracheno, cioè la regione che sta ospitando quasi 2 milioni di rifugiati in fuga dallo Stato islamico, è quello dei bambini. Ci sono oltre mezzo milione di bambini sotto gli 11 anni rifugiati. Questo sta creando tutta una serie di problemi anche per i bambini curdi, perché gli sfollati hanno occupato il 70% delle scuole del Kurdistan. Questo ha significato nell'ultimo mese e mezzo che le scuole non hanno riaperto, l'anno scolastico non è potuto ricominciare, per cui ci sono i bambini curdi che non possono andare a scuola e contemporaneamente i bambini rifugiati che vivono nei campi, nelle scuole occupate, nei cantieri, anche loro non possono andare a scuola. E del resto sarebbe stato molto difficile perché il sistema scolastico curdo è appunto in lingua curda, mentre i bambini rifugiati che provengono dalla piana di Ninive, che è quella appunto di zona cristiana, e del resto del territorio iracheno parlano arabo oppure aramaico, che è l'antica lingua di Gesù, e quindi difficilmente avrebbero potuto comunque accedere al sistema scolastico curdo. A questo si deve aggiungere il fatto che mi raccontavano in questi giorni, appunto, ci sono molti, molti minori con grossi traumi, per cui non è semplice per loro vivere lì. Non è semplice perché hanno visto rapire i fratelli, hanno visto uccidere i genitori e quindi vivono una condizione a volte anche di dolore, nonostante una grande solidarietà anche delle famiglie tra di loro, perché nei campi gli zii, i cugini, i nonni si prendono cura dei figli di chi non è riuscito ad arrivare, dei fratelli di chi invece è rimasto nelle mani dell'ISIS, perché proprio in questi giorni, parlando con il capo di UNICEF in Iraq, è venuto fuori come appunto la violenza nei confronti dei minori si è quintuplicata negli ultimi 3 mesi, con casi chiari, cioè certificati dall'UNICEF e quindi poi trasmessi al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di minori rapiti, centinaia di minori fucilati e moltissimi arruolati tra le file dell'ISIS. La cosa bella però è che oltre a un lavoro attivo di tutte le organizzazioni presenti sul territorio, delle autorità irachene, delle chiese locali di UNICEF per cercare di riportare a casa questi bambini, nei campi profughi c'è, come dire, un'attenzione enorme per loro, tanto che i ragazzi più grandi delle superiori o delle università, che anche loro non possono andare al liceo, non possono andare a studiare in università, si sono organizzati e tutti i giorni, tra le 6 e le 8 di sera, hanno organizzato nei campi come dire, un momento per i bambini più piccoli, dove li fanno cantare, li fanno giocare, li fanno disegnare, gli insegnano qualcosa e anche durante il giorno sono previste per loro tutta una serie di attività in modo che si cerca in qualche modo di restituire un pochino di quella normalità che gli è stata tolta all'improvviso. Questo penso che sia un bellissimo gesto di speranza sia per quei bambini che così possono crescere non nell'odio per forza, perché vedono comunque i loro fratelli più grandi, i loro cugini un pochino più grandi, non tanto più grandi, un pochino, che danno loro una mano, che dedicano il loro tempo a loro. E questa secondo me è una cosa bellissima.